al Policlinico di Milano, alla clinica Mangiagalli, ogni anno nascono circa 6.000 bambini. Una mamma su tre partorisce con taglio cesareo elettivo. Una mamma su tre partorisce con travaglio di parto indotto. E solo una mamma su quattro partorisce entrando in travaglio spontaneamente. Il fenomeno del travaglio indotto è un fenomeno ubiquitario, comune a tutte le sale parto di tutto il mondo. Questo perché le indicazioni a interrompere prima del tempo la gravidanza stanno vie più aumentando negli anni. Le indicazioni a partorire prima del tempo, a indurre il travaglio di parto, sono date da indicazioni materne, patologie materne come l'ipertensione o il diabete in terapia insulinica, oppure mamme sottoposte durante la gravidanza a terapia anticoagulante e che necessitano di interrompere prima dell'induzione il farmaco al fine di poter fare l'analgesia al parto. Poi ci sono indicazioni fetali, bambini che hanno alterazioni della crescita o in difetto o in eccesso. Poi ci sono bambini con particolari patologie, per cui nostra intenzione è quella di pilotare il momento della nascita in modo da consegnarli ai nostri colleghi neonatologi, preferibilmente nelle ore diurne. L'induzione al travaglio di parto cerca di mimare l'insorgenza spontanea del travaglio di parto. Tramite metodiche che successivamente vedremo, stimoleremo l'utero al fine di avere delle contrazioni e delle modificazioni simultanee della cervice uterina, fino a portarla a una dilatazione di circa 2-3 cm. Le metodiche di induzione sono essenzialmente due: meccanica e farmacologica. La metodica meccanica si avvale dell'utilizzo di un catetere con due palloncini riempiti con 80 ml di soluzione fisiologica, uno posizionato in vagina e un secondo, collegato al primo, posizionato a ridosso della parte presentata, della testina del vostro bambino. La seconda metodica, quella farmacologica, si avvale di un farmaco, di una sostanza contenuta nel seme maschile, le prostaglandine. Le prostaglandine possono essere somministrate o attraverso un pessario, una stringa imbevuta di prostaglandine posizionata in vagina, che staziona in vagina per 24 ore, o attraverso un gel della medesima sostanza somministrato ogni 4 ore per 4 volte, o per bocca, una stimolazione orale. Il medico, dopo aver preso visione della storia clinica della paziente, del tipo di indicazione all'induzione, valuterà con una visita il vostro collo dell'utero e darà un voto, si chiama punteggio di Bishop. Combinando questi due dati, la storia clinica vostra e il punteggio, il voto dato al vostro collo dell'utero, verrà deciso qual è il tipo di induzione più adatto a voi. Dall'inizio dell'induzione al momento in cui avrete il vostro bambino in braccio potranno passare anche 48 ore. Saranno 48 ore abbastanza stressanti per voi, ce ne rendiamo conto, ma cercheremo di renderle il meno scoccianti possibile.